Ciao ragazzi, oggi sono qui. Scusatemi per le assenze perché sono stata assente molti giorni, quindi non ho fatto molti video, tipo 3 giorni, non ho fatto 3 video. Ho fatto non ho, tipo ieri non avevo registrato un video, neanche l'altro ieri, perché io ogni giorno non ce la faccio a registrare i video perché a volte sono impegnata, a volte non so cosa registrare, a volte non so cosa filmare, a volte non so, sono ammalata, quindi non posso registrare tutti i giorni, vi dico subito questa cosa. Comunque, e in tanti mi avete chiesto, ma perché non fai sempre i video con lo sfondo dietro, quello arancione che avevamo fatto gli assaggi di con mia sorella? Perché mia sorella a volte ci sta, a volte boh, ce la fa col cellulare, quindi è di mia sorella quello spazio, quindi non è che ci posso stare sempre. A volte rifarò lì i video, però ora non posso perché c'è mia sorella. Però magari domani, se faccio un video, ma penso sì, domani lo faccio, perché soprattutto sabato e domenica mi viene più comodo, e venerdì anche, perché alla fine poi, cioè domani poi è sabato, e quindi lunedì non mi viene tanto comodo da fare, ammetto. Comunque, dopo un'ora, dopo 20, un minuto, allora, oggi sono qui per recensire i biscotti. I biscotti che si chiamano in realtà invece che biscotti biscotti. Che carini biscotti, ha senso. Vabbè, comunque sono, vedete, c'è scritto nuovo biscotti, sono dell'S lunga. Mia mamma l'ha presa dell'S lunga e c'è scritto biscotti frollini. Farciti con crema, gusto, vaniglia, devono essere buoni. E ci sono 6 porzioni da 4 biscotti, quindi in ogni bustina, che ce ne sono 6 in tutto, c'è 4 biscotti ognuno. E niente, beh, sono fatti così con i bucherellini, penso. Secondo me, come si dice, è la farsa marca. Infatti è dell'S lunga, la farsa marca dei Ringo. Secondo me sono quasi uguali ai Ringo, penso. Mamma mia, non ho aperto male. Allora, il pacchettino è semplicemente così, c'è la stessa cosa che fa vedere lì, quindi non c'è molto da dire alla fine. Sì. Hanno levato tipo un pezzo, non so se è un pochino rovinato. Allora, apriamoli. Intanto l'odore. Buoni! Ragazzi, oggi sono troppo contenta perché a scuola ho preso 10 di una verifica e quindi sono troppo contenta. Sì, sono. Ah, no, questo qua è rotto. No. Prendo uno. Ok, vedo. Allora ragazzi, è fatto così, aspettate che ve lo faccio vedere bene, scusate che non voglio sbriciolare, la mano indietro, lo vedete? Con i pallini in mezzo, con tipo dei tondini, quindi non c'è scritto Ringo, quindi vuol dire che non è Ringo. Ora provo, alcuni lo fanno, io lo faccio sempre, quindi lo devo fare, a staccarlo. Ok, sì, si stacca anche meglio del Ringo. E a mangiare questo. Perché io mangio solamente la parte, quella mangio dopo il biscotto. Io faccio così. Alcuni non lo fanno. Io sì, mi sono abituata così, mi piace così. Provateci almeno una volta a fare questo qui come sto facendo io. Beh, almeno se vi piace, lo sapete. È buonissimo. Penso che sia la stessa cosa dell'Oreo. Dell'Oreo. Del Ringo. Però. Non è la marca Ringo. Sì,
Questo che sto mangiando ora è il biscotto al cioccolato. Ora proviamo questo qui, bianco, che è tipo alla vaniglia, penso, alla crema. Assaggiamo. Buonissimi. Sono buonissimi. Quindi ragazzi, spero che questo video un pochino corto vi sia piaciuto. Penso che oggi vi farò un altro video, non lo so, perché tipo ieri non ho fatto i video, quindi oggi forse ne farò un altro per recuperare un pochino. Mettete un like a questo video, a quello del contest Frankie Pink Vanilla. Ve lo lascio, si chiama Frankie Pink Vanilla. Contest Frankie Pinca Vanilla. Faccio vedere la mia collezione di LOL nel mio canale, però vedete, guardatelo. E mettete un like, iscrivetevi al canale, mettete un like anche a questo video e scrivetemi giù nei commenti se volete che vi saluto o che nel prossimo video vi saluterò. Io vi mando un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!